arrivati, ma due volte già ad Olbia questa Grazie, sera. Grazie Raffi, già due volte, mio Dio. È incredibile, eh? Cioè non ce la fa proprio. Però poi la gente finirà i punti con la sbarcata. No, prima o poi lo permabanno. A parte quello, quindi non può... Esatto. Buonasera, Marco, ma che schifo! Che schifo! Cosa? Sei tutto pixelato. Non so, io vi vedo giusti. Vabbè. Oh, no, bella place, la giri? No. Inculati, comunque mia, per chi ha... Mi vedi giusto, Liezza? Adesso sei più o meno giusto. Per chi ha prenotato Hogwarts Legacy, è uscita la notizia ufficiale, per PC esce alle 19. Quindi... Io il mio piccolo portafoglio, comodo e leggero. Ma le prese pagano quello marrone, quello marrone. Ma non si, cioè, marrone no, giubbotto di pelle. Ragazzi, chissà, Ibrahim, boh. Cosa vuol dire virus? Non lo so, vedo ogni tanto si è aperta delle finestre, o mi sta aggiornando qualcosa, o è un virus. Non, se, non si vede che è marrone dalla web. Io farei una cosa. 19 del 7 e anche del 10, presumo. Oggi, ragazzi, ero tanto così da comprare la Steam Deck, comunque. Va bene. Perché ho ritirato fuori questa. E ci sto giocando a Wario Land 3. Ed è bello. Solo che c'ha i tasti un po' gommorrici. C'ha là e il D-pad che devono essere premuti molto, no? Ma tu l'hai più usata? Quella lì quante volte l'hai usata? Poco. Appunto l'ho ritirata fuori adesso che ci sto giocando a Wario Land 3. Solo che c'ha i tasti un po' duri, poi anche gli analogici sono messi un po' a capa di cazzo. È bellissima, eh. È veramente bellissima. Ma lì cosa ci puoi giocare? Tutto il retro gaming, praticamente. No, ma sono già installati o te li devi installare la tu? Play 2 non mi... non mi ricordo, però dietro la Play 2 è tutto praticamente. E guarda, tecnicamente non potevamo farlo, ma me l'hanno mandata con un botto di roba già dentro, però ce li metti su ROM. Però è... C'è anche Pokémon? Sì, c'è tutto quello che ci puoi mettere, ma è un emulatore. Ci puoi mettere tutto quello che è emulabile. Però c'hai i tasti un pochino cacchi. Ciao ragazzi, benvenuti, sera. Questa qui è la RG351P, che credo sia la migliore sul mercato per quanto riguarda non Android. Io comunque questa sera non ho proprio voglia di lavorare. Meno male che ci penserà la nostra IA di WWE a fare per noi la Battle Royale. Molto ovviamente scarsa. Tutti i giochi che abbiamo già comprato, signor Twitch, sì, tutti originalissimi, no, in collezione, ci mancherebbe. Io ce li ho tutti, quelli che gioca anche Moro, eh. Li ho comprati tutti apposta per... Moro, come stanno le palle? Wario... Si sono riprese, ecco, si qua. Sono. Ce l'ho scatolato, avete visto, quindi non... Io Wario ce l'avevo il 2, Wario Land 2. Poi... Come dite, Pokémon giallo, eccolo qua, scatolatissimo, è la versione quella nella latta, quella... dentro il poster, cioè. Marco, tu quando facevi la cyclette non ti si addormentava lo scroto? Sì, cioè un pochino capitava, sì. Perché oggi è partito il termo workout. Non è workout. Che è proprio lo scroto, è la parte pubalgica. Sotto lo scroto principale, un pochino anche il pene, però sì, diciamo. Ma perché oggi è partito il termo workout, per chi non lo sapesse. Che il markout è diventato fatto. Il termo workout adesso. Sì. Ho visto in quanti l'avete fatto. Io. Appunto. No, forse anche Doglia ha fatto una bella passeggiatona. Poteva essere nel cesso. No, ha fatto una bella passeggiatona. Poi altri hanno fatto un po' ad altri orari. C'era chi era Mondix che è andato stasera. Era Mondix che è andato stasera a fare il calcetto. Ari dice: inizierò prima. Ho pagato la palestra. Non so se ci vado, però. Grazie, Ari. Non fate più gli annuali, ragazzi, che poi capitano le pandemie globali e avete buttato 600 sì, no, euro. C'era una ragazza che stamattina si è svegliata chiude. Con la playlist, quindi si è gasata un sacco, ha fatto anche lei stamattina. Sì. Che è Ecilia? Ah. Che è Ecilia in chat? No, Ecilia senza la C. No, erano Ecilla, forse. Perché Ecilla, non mi ricordo. Anche Mattia, ma Mattia, io ho più selfie di Mattia che di tutti... Ha appena scritto di io me. Non ho fatto un cazzo. Ah no, te intendi Mondix, però, appunto. Esatto. Tanto io sto preparando il game. Sì,
è il Cilla. Ma comunque il nessuno Cilla ha fatto niente oggi. Sì, ma a parte Moro, cioè Doglia ha fatto finta di essere... È uscito, è andato sotto casa sua, c'era dietro degli alberi, ha fatto finta che andava al campetto. Ha preso due foto da internet. Le ha... Sì, oggi ho fatto 6500 passi, non sono tantissimi, ma mi va. Ho fatto mezz'oretta di cyclette, è andata anche molto meglio di quel che mi aspettavo, come fatica, perché non... cioè, l'ho fatta quasi tutta di fila. Ho fatto un minuto di pausa a metà per andare a vedere se mi avevano riattaccato il gas, poi mi sono rimesso a pedalare, quindi così. Mando foto perché mi bagno. Io non ho fatto niente oggi. Cegibo è uno di quei palestrati tossici che fa e usa prodotti tossici e queste robe qua. No, non vorrei proprio vedere che prodotti usa il pistolino. No, usa solo il siero di Sephora per la pelle. Non è... c'entra niente, però quello non è di Sephora, credo. Forse è di Sephora. Sì, boh. Non so di cosa parli, non lo conosco. Non lo so, ieri stavamo parlando della skincare. E dei personaggi intanto. Io la faccio la skincare, sì, effettivamente. Cioè, ho una... Aspetta, mia skincare. Non è una skincare fatta come però dovrei. Però caserma. Cioè, io ci tengo un po'. Io c'ho prodotti. Io ho la crema sempre dietro. Anche in live me la spalmo, metto sulle mani. Anche Gibo gli ho detto, se flexi la tua attività ti banno, perché altrimenti demoralizzi gli altri. Ma in realtà potrebbe essere un po' un... Cioè, dipende. Sei costante, dipende, tu, Gibo? No, sempre lì. Se flexi, no. Flexi sei un bastardo. Ma sei costante tu, Gibo? Gibo mi pare sia costante. Grazie per i 5 mesi, Rabio. Allora, chi vogliamo mettere? Vabbè, che voi qui vi streamo già, perché tanto... O volete... Non ve lo streamo adesso. No, perché voglio qui sorpresa di chi entra. No, tu devi guardare, che dobbiamo decidere. Eh sì, noi sì. Ah, lui direi di sì. Ma lui c'è già, però vedete, no, bisogna trovare delle... Mettiamo persone gli ultimi stronzi che non vuole vedere però nessuno. Deve essere se non attira il personaggio, ok, però dico, devono essere persone che normalmente non sono così spesso nella Battle Royale, che si devono giocare l'importanza. Ma se non sono importanti ci sarà un motivo, creati. Vabbè, ma penso ci può stare, sì, che ecco. Superstar per solito. Chi è quello sopra? No, sopra ancora? Vabbè. Mettilo. Vediamo un po' chi possiamo beccare ora. No, ma non voglio... Come scelgo le persone? Ah, ma perché dice... Ah no, ecco sempre qua. Ok. Vediamo un attimino... Grazie Alex. Grazie Alex. Scorri veloce e fermati a un certo punto. Posso annunciare? Sì. Ok. Mettilo, va bene. Che anche lui effettivamente non c'è così. Scelto spesso da uno starnuto, ragazzi. Ma che c'ha Rey Mysterio? Aspetta. Korn, dammi uno stop. Che rumorino piacevole. Ok, va bene. Ma fate l'Elimination Chamber match. Se potete scegliere poi un ordine della Rumble, potete fare che chi vince questo match entra con il numero 30 della prossima Rumble. Non so se si può scegliere solo di uno. Forse sì. No, vedi, entrata te la fa scegliere in ognuno. Qui. Lui dice di vedere se Rumble prossimo, il vincitore di questa Calypso, che entra per trentesimo. Grazie Calypso. Devo ricordarmi di guardarci poi il mese prossimo. Vediamo. Corvo, dammi uno stop. Ciao Laele. Non è un brutto rumore questo? Cioè, non è un bel rumore. Credo che quello lì sia il suo stop. Ah no. Ah, era quello. Va bene, ci sta. Vector, c'hai Vector? Sei nudo, Vector? Mi puoi dare uno stop, Vector? Vector? Io, per curiosity, ecco chi si è visto solo una volta. Dammi uno stop, Vector, quando ci sei dammi. Come, Zuppa di Culo Junior solo una volta si è visto? Stop. Ma lui c'è sempre, è uno dei più forti. No, dai, sempre. Dai. Dammi un altro stop. No, non è vero, ultimamente ha fatto cagarissimo. Però le prime Royal Rumble era fortissimo. Non so se è mai stato forte in realtà. No, le prime Royal Rumble mi sa di sì, mi sa che era forte nelle prime. Va bene. Ci sta. E a sto punto metti Zuppa di Culo Junior, ha fatto una sola Royal Rumble.
Beh, io pensavo ne avesse fatte tutte, solo che faceva cacare. Invece, a quanto pare, quindi uno lo sapete, gli altri 5 no. Allora, entrato sì, mi è sparito. Secondo me sono carini, dai sono carini. Stare. Allora, pubblico da remoto. No, che poi c'è. Fanno vedere. Sono le webcam. Ah, fanno vedere il cazzo, le robe così. Come facevano su uno? Seleziona arbitro. Pavel Netcode sì, non c'è qui, ma c'è lui tanto nella Royal Rumble di solito. Vogliamo il pezzo verde? No, lui c'è nella Royal Rumble, purtroppo, maledetto lui. Schiattasse. Salutate, regole Mets per finalizzare. Stai zitto, Doglia, stai attento. È pericoloso, anzi io sono pericoloso. Intervallo entrata, qui va bene 120, direi. Sono in 6. Sì, sono in 6. Va bene. Ci sono nuovi personaggi? No, stiamo facendo combattere quelli... No, praticamente il vincitore di questa Royal Rumble. Il vincitore di questa Royal Rumble parteciperà all'effettiva Royal Rumble, però non dobbiamo ricordarci di non far partecipare gli altri 5. Capito? C'è Moro che è stato eliminato definitivamente da Corvo nel backstage, te capi Moro? Dobbiamo ricordarci che poi quello che vince deve partecipare alla Royal Rumble, ma quegli altri 5 no. Perché giustamente, se no non ha senso. Sì. Gli altri 5 non devono partecipare. Ci ricorderemo poi. Vabbè. Sì, sì. Andiamo a recuperarla live. Siete pronti? Posso effettivamente fare... Avvia e poi fai vedere. No, vabbè, ladies and gentlemen! Dopo. Aspetta, Vai. Vediamo, vi mostro se si vede il gioco, Eccolo! Ecco! Ladies and gentlemen, i nostri partecipanti a questo Elimination Chamber sono Zuppa di Culo Junior, Matteo The Finger, Pier Figlio Berluscane, Thor, il dio del porn, Adolf Fuel e Aulico l'idraulico. Tra l'altro non è Matthew the Finger, anche se ormai per noi è così, ma è Matteo il prete. Sì, tra l'altro sì. Ma non sta caricando comunque, ragazzi. Adolf Fuel, tra l'altro, era di Esprit. No, era su Don't Star, ma chi l'aveva detto? Era mio, mi sa. O tu o Esprit. No, mi sa, l'avevi detto tu e io t'ho preso per il culo. No, io avevo detto Adolf Fuel e tu hai detto Adolf Fuel. E poi è rimasto esatto. Adolf Fuel. Grazie. E quindi Esprit non c'entrava niente. È partita. Non scattare, non fare cose strane. Vediamo. Ah, già che sono le entry da music. Da San Petersburg in Finlandia. San Pietroburgo in Russia. Eccolo, Matthew the Parrot. Eccolo qua. Che fastidio che è il con solo la L, però. Sì, sempre Paolo Bonolis, comunque. Eh sì, è un po' Paolo Bonolis. O anche quello di Extreme Makeover. Bravo, bravo. Sono contento che sei tornato, carissimo Ponzio. Gasbar. Ma non ha suonato? Sì. Ha suonato. Arriva. Ma c'ha le gambette. Vabbè, non è un palestratone, fa altro, diciamo lui. Come arriva duro? Non è Paolo Bonobo. Paolo Bonobo sono io, tra l'altro. Sono slogato il collo. Cambiato il sistema di giveaway, si stavo guardando prima. C'è quello nuovo, adesso vado a vedere un sì, attimo. Sì, e adesso il gioco lo scegli se vinci. Ah, sì? Sì. Ah, non l'avevo visto. Questa... Che ha senso. Sì, ha senso. Quindi basta parte... Ah, il link... Ok, il link funziona sempre quello, fortunatamente. Eccolo. Poi perché ha gli occhiali di silente di Matteo De Perry. Partecipate a tutte le giveaway, mi raccomando. Basta solo cliccare partecipa, non dovete neanche scegliere il gioco. No, adesso è proprio ancora più easy, ragazzi. Quindi partecipate tutti al giveaway. Sì, tra l'altro, se partecipate al giveaway, anche se metti caso non vincete, comunque avete questo buff per tutto febbraio che... vi potenzia il termo workout. Questa qui è una cosa utilissima per febbraio. Eccolo, The Benzinaio. Ma che cappello di merda. Poi c'è un po' grande secondo me, sì. Un po' grande questo cappello. Benzinaddol su Twitter.
Vecchi, intanto mi raccomando con i, con i tweet, con i tweet, preparateli. Senti che chitarra piccolissima. Sembra un pochino Rovazzi più che... Beh, meglio così, Moro, posso dirti, sì, per sì, sicurezza. Guardalo, guardalo. Anche lui usa il codice Poggello, tutta. Indubbiamente, Corvo, ci mancherebbe. Ecco, si è tolto il cappello grande. Era meglio se sono tenuto. Mamma su. Mia, che faccia di merda che ha comunque, eh? Con tutto rispetto, però. No, non nessun rispetto. Nessun rispetto. E adesso c'è quello grosso, ragazzi. Non è quello, è quello grosso, grosso, non è quello grosso, anzi penso più merdico. Non ce l'ha la musica lui, perché è uno sfigato. Forse sono sempre i soliti primi due e basta. Domani ultimo esame della mia carriera universitaria, ma chiedo, non chiedo come andrà, voglio sapere come andrà l'asta del fantacalcio domani sera. Mi sembrava corretto come molallo. Ecco. Come è uscito fuori quello lì dietro? Ha fatto pipo così. Ah, è arrivata Seneri, la nostra mitica secchezza. Ma perché? Prima cosa mi è venuta in mente. Ormai lei è secco qualcosa. Che schifo che fa, mi fa orrore, ragazzi. No, è orripilante. Con la sua tuta di carne. Eh sì. Che cappellino a punta. Giustamente, perché questo ha l'elmetto. Era quello da Robin Hood. L'elmetto da Robin Hood è famosissimo, effettivamente. No, il cappello suo è quello di Robin Hood. Io parlavo dell'elmetto, ma mi hai detto, quello da Robin Hood, no. No, è perché dovrebbe simulare il cappello di Robin Hood, no, che c'ha. No, perché in un coso c'aveva anche l'elmetto, mi pare. Io? Ma sì. Non c'era il cappello da Robin Hood. Eccolo, l'unico l'idraulico che lui aggiusta quel tubo. Lui è effettivamente grosso. Guarda che bello che è lui, con questa doratura. Lui è del sud, tra l'altro, vedi che c'è la pelle un po' più scura. Lui è siciliano, tra l'altro. Tra l'altro AI, che sta per intelligenza artificiale, ragazzi. Eh certo. Non è Coez, ma che Coez? Ma basta Coez, boh, che lo vedete ovunque, anche se non c'entra niente. Attenzione, Claude Saint Mary che dice: Adol, che baffo sexy, vorrei tranquillamente fare il cosplay della benzina per te. Thermo Workout Elimination Chamber. Oh, Pierfiglio Berluschizzo. Mio figlio. Un saluto a Twitter. Perché la C piccola così, che fastidio? Eccolo qua. Pierfiglio Berluscane. Lui? Che cazzo? Come l'ha chiamato? Luis? Il dito lungo di Luis. Guardalo. Questa è una mia citazione, Vector. Me la sono ricordata stranamente. Da Twitter anche Corvo ci legge un tweet che di Irene La Secca che dice: l'altro giorno il mio cane ha vomitato le crocchette, il risultato era terribilmente simile a zuppa di Fulo Junior. Hashtag vomitino, hashtag eliminatelo presto. Ma perché anche da Twitter? Ci sono degli hater. Strano. Da Twitter. Zuppa, vedremo. L'unica cosa che avevo era il pubblico, non c'ho più neanche quello. Ma c'è Quagliarella dietro, l'ho visto. Attenzione. Arriva Darth Vader. Beh, ragazzi, lui è un personaggio importante. O arriva storico, arriva Mordor. Ah no, è eccolo Thor. Qua. Che schifo, poi non ha voglia, poverino. Il dio del segale, eccolo qui. Il Mjolnir pesa, comunque. Chi era questo AAA? C'è l'entrata? Può darsi, sì. Col martello. Col martello mi viene. Anche se lui lo faceva un po' di cose. Usare l'elicottero però... col pisello mi pare ogni tanto. C'è 28 Jack che dice: ce l'ho duro, bene. Mi fa piacere. Ottimo. E questo è il pubblico che vogliamo, ragazzi. Bravi. Però allora, Vector, mi fai uno strappone in chat, per favore. Cosa? Mi fai uno strappone in chat, per favore. Ah, uno strappone. Secondo... Vai, Vec. Si potrebbe fare anche quasi un pronostico, in realtà. Si può fare fai il pronostico. Si può fare da 6? Ma
Forse da 6 però. No, da 6 non credo si possa fare. Per il vincitore. No, fai un nostro poll. Il pronostico credo sia massimo da. No, effetto, forse sì che si può. Ma forse da 5. Quindi. Prova a vedere, in caso, se no, fai uno sondaggio, se no. Metti start, more puoi. Metti in pausa, sì. Metti in pausa, no, se puoi. No, paura così di saltare tutte le cutscene. Appena intanto appena non c'è più niente. Adesso inizia. Ho mai soldi. Ok, metti in pausa. Okay. Ho fatto uno screenshot, ho fatto. Come hai fatto? Devi fare start. Ho premuto nel mezzo. Intanto tolgo il secco. Vabbè, in caso non mettere. Se sono 5, non mettere zuppa, tanto morirà subito. Quindi. No, non è giusto questa cosa. No, sennò fai il sondaggio. Fa il sondaggio, sì, e poi chi vince, vince 4 euro. No, ma credo siano fino a 10. Mi ricordo. Vabbè, era già senza le nudità. Sì. No. È possibile. Andiamo un attimino. Starà facendo. Aspettiamogli un attimo. Molto bene, ottimo, ottimo lavoro. Ottimo, ottimo. Perfetto. Io dirò, allora, secondo me, io do il mio pronostico, allora, che non Vector, vale niente. Ti dico, stai zitto, Marco, per cortesia, non devi dare nessun input alla chat. Ma mica allora, sono. No. Ne so io. Cioè, Zuppa di culo Junior. Zuppa di culo Junior, Matteo il Prete, Aulico l'Idraulico, Adolf Fuel, Pierfiglio Berluscane e Tori il Dio del Porn. A brevi anche il caso, tanto si capisce. Grazie, ma non sono 6, scusami. Quanti ne ho detti? Li ho pure contati con le dita come un bravo bambino. Grazie, Alex Muse. Grazie, Alex Muse. Se mi ripeto, vi uscirà in alto nella chat appena sarà finito. Sì. Oppure cliccando sotto. Eccolo. Sì, esatto. Quindi si può fare a 6. Bello, bello, bello. È scritto piccolissimo, ma naturalmente, a 10 anche Thor e Pierfiglio potrebbero essere svantaggiati visto che sono già dentro, però ma avete pochissimo comunque tempo, quindi sbrigatevi a votare perché veloci. Comunque secondo me vince coso l'aulico l'idraulico. Da Twitter il membro di Doglia ci dice: speriamo che Thor non voglia dare il suo biscotto a Berluscane, gnam gnam e sneakers come hashtag. Molto bene, metà tempo. Comunque Marco già ha deviato tutte le votazioni, quindi ma io non lo so, io non è che so il risultato, non Marco, valgo niente. Capito, certo, minchia, so. Cioè, ho visto Thor che è passato da 60.000 punti a 300.000 in una botta. Io non ho detto Thor, quindi vedi che non sono influenzati da me. C'è un buon equilibrio, sostanziale. Ma Laurico, hai visto come è entrato tutto vispo? Cioè, era proprio uno di quelli che voleva spaccare tutto. Beh, finito. Ok, sì, allora leggiamo i pronostici e poi partiamo. Thor è un 21%, Zuppa è un 14%, quindi non è meno sfavorito, è il più sfavorito. No, dopo Adolf Fuel. Poi c'è Pierfiglio Berluschizzo al 18% insieme a Matthew the Finger e Aulico l'Idraulico a 16%. Comunque sono tutti più o meno lì, diciamo, tra normale, il 13 e il 21, normale, diciamo. Normale. Non c'è a parte uno Thor Beh, ma non è neanche tanto in là, diciamo, che anche su 18. Sono 100.000 punti in più degli altri, quindi più o meno. Ma no, cioè 18% più Pierfiglio e Matthew. Possiamo partire con lo show. Vai. Vediamo un po', iniziamo con Thor e Pierfiglio Berluschi. Thor c'è una puntata da 250.000. Madonna, ci credono tanto, Attenzione, Pierfiglio Berluschi. Ricordiamo che entrano ogni quanto, Corvo? Due minuti. Ogni due minuti entra uno nuovo e piano piano si eliminano. Ecco qua che viene squacquerato. Vediamo che tra l'altro Thor c'ha lo sneakers su Kist. Certo, ha i capelli sempre unti, tra l'altro, è una prerogativa sì, sua. Un questo. Pochino poco allenato, tra l'altro, Thor, perché è stato fuori, è stato un po' a sgallettarselo, un po' tra i film. Ovviamente tifo il mio pupillo, però non vincerà mai. Pierfiglio, io tifo per l'idraulico. Ma io, allora, come tifo, io tifo Zuppa perché tanto è il mio piccolo sfigato, però secondo me vince l'idraulico. Guarda quanto è grosso, anche è la troppo grosso. Delle chiappette. Poi c'è il riporto sul petto, come dicevano Aulico l'idraulico. Sicuramente lo aiuterà per le ma guarda con questa luce poi quanto è possente. Cioè, voi non lo vedete, ragazzi, perché ci sono le webcam sopra, ma meglio così, guarda. Un uomo incredibile. Adesso ve le tolgo. Ma Thor ha fatto qualche cosa? O... cioè, guardate lì di fianco l'idraulico. Che bomber. Incredibile. Che chiappe Thor, vedessi Captain America. Thor le sta prendendo e basta, comunque.
ma ci sarà il comeback. Ha spaccato il collo. Non credo, Liezer, questo. Ma vedremo. Ma tra l'altro lo sapete perché è così grosso l'idraulico? Perché ha aderito al programma Thermo Workout. Sam, grazie mille. Ma ancora meglio. Attenzione, Pierfiglio spacca la testa a Thor. Non ha ancora fatto nulla a Thor, eh. Ma per forza è una pippona, eh. Ecco. No, niente, problema. Attenzione, la roulette. Entra Matthew De Pollice. Matteo il prete, ragazzi. Matteo il prete. Attenzione, rompe le palle. Giustamente, essendo un prete, cerca di salvare almeno una divinità. Ma non si fa così, però, Matteo. Non si fa così. Matteo, non si fa così. No, non è possibile che è stordito completamente. Matteo prete intenzionale. C'è qualche tweet recente, Vec? Chiedo a te, che Corvo è in una parte di Twitter un attimo sessuale. Volevo saperne di più anche dalla tua parte. No, non c'è niente. Bisognerebbe farlo, Franci, sai? C'è l'arbitro. Che hai votato tu? Chi è il 4? Il 4 era Pierfiglio Berluscacchio. Brava Franci. Attenzione, Thor è la seconda volta che si prende una finisher nella grappa. Che altro non ha dato nulla. No, sta sorprendendo. Zero. Oh, Pierpene dito lungo ha fatto un casino. Pierpene dito lungo. Attenzione, Thor! Thor se la prende con l'eminenza. Oh, my sword. Mamma mia. No, Matthew, c'è la polizia, stai attento. Cacchio. Si riposa, Pierfiglio. Giustamente. Attenzione, che Thor si è ricordato di avere dei poteri. Ci prova, le tira lunghe. Che senso il mio MKO? Tanto c'è dalla parte brutta del Twitter che c'è Gino Pilotino che scrive: chissà se Matteo deciderà di rifare benedizioni o estreme unzioni. Amen. Molto bene. Abbiamo anche Metaro Sorido che sblocca un oracolo e dice: Termonaco, riuscirà Matteo il prete a far vedere la sacrestia a Thor? Burca miseria. Un tema religioso. Attenzione, che entra un secondo sesso. Rifilare, quello. Adolf Fuel. Eccolo che viene, a proposito di rifilare, arriva Adolf Fuel. Però nessuno eliminato. Ma non. No, ma mi sa che chi pinna vince, sai. Chi pinna vince. Se vedono eliminati, Elimination Chamber, no? Ma dove vanno? Non c'è un'uscita. Stanno fuori. No, vabbè, gli aprono una cosa. Non è che rimangono lì per sé. È eliminazioni, ok. Vedete che c'è anche gli schizzetti di benzina. Anche un tweet. Attenzione, Matteo il prete. Subito eliminato Adolf Fuel. Oh mio Dio. Oh, no, Thor. Sandra Milotic. L'ha anche stordito. Figlio. Oh my soul. L'ultimo. Matteo il prete ha distrutto. Giustamente. Attenzione, c'è Stepmother da Twitter che dice: Aulico, ti prego, ho un problema alle tube. Non è che potresti venire a sistemare un secondo? Non so. Oh, Matteo, gasatissimo. Ma è ancora incappato dentro. Non sappiamo se può andare. Pierfiglio Berluscani con la Spinebuster, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Pierfiglio sessuale. Acerrimi nemici sono diventati. Sì. Però sì. Può essere una. Sai che può essere un rebus di una bestemmia? Può essere un po' bestemmia. Sarà per quello che sono così. Però c'è il prete lì, quindi potrebbe. Ma c'è fa parte di un suo rebus, secondo me. È Adolf Fuel che non. Che figo. Ecco dove si è lanciato. Guarda che gli fa sentire i piedi lordi. Ecco, gli fa sentire le zampone sporche. Spallatone. Oh, ragazzi. Cosa fa Adolf? Oh, my Sondra! Ma gli ha spaccato il collo. Attenzione, un fellasio. Ha ucciso il prete. Prete è andato. Fino adesso l'ha menato Matteo una volta. Ha ucciso De Perete. Ragazzi, purtroppo Adol ha eliminato Matteo Bepirnis. No, guarda come se ne va via Paolo Brosiolis. Non è Paolo Brosis. Attenzione però che entra Zuppa di Cuneo. Ha eliminato instant. Zuppa di Cuneo Junior. Perché c'è anche l'altro che non è Junior, che è un po' più grosso, infatti. Sì. Eccolo lì, guardalo con le sue mani secche. Va.
Che figura di Carlo. E Thor è stato sottomesso. No, no, è solo la mossa. Attenzione ancora. Non è colpa di cazzo, ragazzi, ricordate. Cosa succede? Cosa succede? Era perpendicolato sulle situazioni. Attenzione. Oh! Oh, Adol! Zuppa. No. Attenzione, Adolf, vuole fare figlio. Doppietta. Aspetta, non si era ricordato le cose. No, è per figlio. Sì, Or, tu non c'entri niente, stai zitto. Doppia eliminazione per Adolf Fuel. Qui fa un genocidio, ragazzi. No, moro. Dai, zitto, andiamo avanti. Madonna, è terribile. No, non quella cosa, però è uno stronzo. Questa ha fatto due eliminazioni ed è lo sfavorito, mi sta sulle palle. Non ha fatto due mosse e le ha pinnati, non è giusto. Attenzione, zuppa, a questo punto va ti fatto zuppa però, eh. O l'idraulico adesso che... No, ce l'ho un po'. Eccoci. Realtà, un po' carino, tra l'altro. Zuppa mi sa che non l'ha votato nessuno, tra l'altro. Vabbè. Hanno messo un numero di telefono dietro, l'ho visto. Tra l'altro è vero che qualcuno effettivamente l'ha pure votato Adolf Huey. Poi dovremmo fare anche un... un'indagine di mercato, ecco. Sì, per capire chi bannare per sempre. Attenzione, Thor se la prende però, perché ha detto cosa hai fatto sulla terra. Se l'ha votato, che numero era? Adolf Fuel. Basta vedere che quello di bianco. Hai votato Memis, brava. Era il 3. Sta solo pavoneggiando. Fammi vedere. Il book. Aspetta che entra il Ciadone. Entra il Ciadone. 8 secondi. Tiamat. Ai. Ma adesso arriva. Luce Gas dice: siamo grandi sostenitori di Addo, uno dei nostri migliori clienti. Premio fedeltà, non lo so. No. Ma eccolo qui il colosso di ferro. È più o meno il numerino di fianco dice qualcosa. Attenzione! Subito. Non ce la fa. Thor resiste. Anche Thor, perché comunque effettivamente è molto resiliente. Ma vedrete che adesso Chad ci pensa Auli con l'idraulico a spostargli il tubo. Attenzione, Zuppa viene svenuto. Guarda, terzo. Cosa fa? Guarda come mi guarda negli occhi. Stavo dicendo una cosa, mi sono fermato in tempo. No! Basta, lo togliamo dal termoverso. Per evitare. E si pensa se vince. Guarda che mosse che fa quell'infame merdaccia. Ma tripla eliminazione! Ha eliminato un dio addirittura. Terzo round della pesca, certo. No, ragazzi! Ma tanto c'è ancora un qua. Ma ho capito. Guarda! Sta spammando la sua mossa. No, non è possibile. Vi prego, picchiatelo insieme piuttosto, ma non... Ma no, Tiamat, qua c'è del problemi. Sì. Cosa succede? Che imbarazzo è questa cosa? Mi strappa quei baffetti di merda? Speriamo. Ma poi poverino, cioè... Ma Zuppa cosa sta facendo? È solo un benzinaio, solo che deve avere questo fatto di merda solo perché ha un nome. Ma io non sto capendo. Ma cosa è una merda di teletrasporto? Sa teletrasportarsi, però attenzione, però potrebbe... No. Ma io tifo Zuppa adesso, dai. Io non so cosa sta facendo, ma lo tifo. Fa cagare Marco, cosa fa? Per fortuna arriva Auli con l'idraulico. Ma non se la deve prendere con lui. Ma se la deve prendere con tutti. Deve sdrumarli. Ecco qua, nei denti. Guarda che adesso aspetta e poi pinna lui, guarda. Guardalo che è uno schifoso Adolf Fuel, guarda. Vai, menalo, per favore. Sì, l'ho fatta farne, grazie mille. Madonna, che potente. Oh mio sogno! Attenzione! Oh my lordico! Per entrato, Aulico. Vabbè, toglia, stai tranquillo. Attenzione, Zuppa viene schienato, forse? Che mossa, però. No, arbitro, è fallo. Lo tappi. Vabbè, ma Mr. Fahrenheit, puoi partecipare anche alle live. Non c'è bisogno di sapere quello, ci dai soldi e te ne vai. Un altro? Maledizione Adolf Fuel. Ma cosa fa l'idraulico?
E stava, no, io vi prego, dobbiamo picchiarlo, Addo. Mi ha dato una botta nelle palle, una schiaffa nei testicoli. Però questo qui lo scroto, questo era fatto nel, così. Questo era nelle costole, però. Fa malissimo, ragazzi. Oh! Faccio più volte. Powerbomb. Powerbomb incredibile. Powerbomb Simulator, ragazzi. Powerbomb Simulator. Non intervenire, vediamo. Maledizione, oh! A uno, addirittura. Maledizione. Ai, 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 ai. E niente, Zuppa si fa un giro. No, guarda che intanto l'altro Adol, ovviamente vigliacco e lascia il lavoro sporco agli altri. Aspetta, vuole intervenire? Vuole intervenire? Adolf un pochino cicciabile. Non si chiama così, Moro, non Adol si chiama Fuel, così. Adol. Ah, ecco. Adol. Attenzione. Fuel. Zuppa lo voglio all'antidoping a fine incontro, ma non credo sia pericolo. Ah, che testata, ragazzi. Sono scontrati malissimo. Oh, che botta del culo. Si sono dati una testata terribile, ragazzi. Quarto che eliminato da Poretti, no. Se lo no, vedi. No, 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 no. La fa? Aia, gli ha rotto il pelle. Sono dati una testata, ragazzi, che da Twitter, Zuppa Michist, dice: sono qui solo per vedere il verme più sessuabile del pianeta. Hashtag approfittatore, hashtag bimbe di zuppa, hashtag zuppe di bimbe. No, no, zuppa di bimbe, no, che ma niente, a uno. Mio Dio, ragazzi. Un match perentorio, oserei dire, siderurgico. Eccolo qua. Le bimbe di zuppa forse c'erano anche da qualche parte. Attenzione che... Cosa non succede? Si spacca la schiena, eh? Vuole interromperlo? Non vedo. Vuole... Vorrei capire cosa fa Addo. Mi sta appoggiando intanto le palle nel collo, invece. Vedi che fa? Penso mancato io. Appena si alzano questi, io faccio io. Niente, non ce la fa, guarda, si lamenta pure, si lamenta, non ce la faccio a prenderlo, mi scivola. Guarda che approfittatore. Gli ha strappato la camicia. Le mutande, ragazzi. Oh, la non si vede nulla. Eliminiamo questo cadavere, per favore. Vai, tirgli una botta sulle palle in questo momento, maledizione. No. Però è arrivato due stavolta. Attenzione, Zuppa però non è contento della sostenibilità del pianeta. Che succede? Chi sta colpendo chi? Zuppa l'ha presa. Guarda che idea. Maggio l'ha fatto. Oh mio Dio, ha slittato. Attenzione, via. Zuppa. Ma si sono mi approfitta? Gli ha fatto lo sgambelletto. È stordito. Lo tappa? Tappa il buco? Namaste. No! Zuppa, stiamo tifando tutti per quel chiunque tranne Adol. Cosa fa quell'idiota? Cosa fa? Ma poi hai 200 kg di muscoli, non puoi fare quel lavoro. Cosa succede? È giampato su Adol. Tu sei perso la testata, prima volta. Bestia, che legna. Questo è proprio morto, non è che... Questa era una frustata sul pavimento di cemento, Niente, uno di uno. Maledizione. E niente, qua ha fatto fine una che brutta vince... mossa, eh. Però non l'ha eliminato Addon. No, però ha fatto una brutta mossa. Aia. Porca palestra. Aia. No, non poteva, no. Adesso non poteva. Dai, Aulico, ti prego. Signora, giungo con gli arnesi sul cavallo cortese, pippo tutto in inglese. Chi è qua? Mixwall ci chiede, o Termoracolo questa sera sarà la sera di Addo? No! Ti serve un aiuto? La mossa ti serve un amico che comunque non aiuto! No! Ha vinto! Parteciperà alla prossima Royal Rumble. Uno sterminio. Parteciperà alla prossima Royal Rumble e tutti gli altri no. Se si può, l'altro entrerà per ultimo. Quindi, se si può mettere questo. No, li ha eliminati tutti. Cioè, tranne uno che l'hai. Tranne Zuppa che l'ha eliminato. Come si chiama il tutone Katarin Frangente? Chi è? Il Mastro Tubo. Aulico. Vediamo chi ha vinto più punti. Chi l'ha vinti? Ginko è quello che ha vinto più punti. Ha vinto un milione. No, sono distribuiti. 1.600.000 tra lui e altri 24. Ah, ok. Maledetto. Era quello meno votato, tra l'altro. Tia, ma rilassati, mi raccomando. Ha vinto 390.000 punti, Ginko. Anche se da oggi sarà additato come quello che ha votato Addon Fuel.
Allora, amici, vi devo dire, ti devo dire, Marco, vi devo dire. No, stavo. O poi dopo sei, sono quei rincoglioniti del cazzo di merda. Mi sono incartato, in chat, che vaffanculo, e non si può più parlare, Marco, vaffanculo. Mi sono incartato. Stai zitto, non mi importa niente. Da Twitter, Castrolla dice: vogliamo assolutamente una faida tra Aggio e Pippo Inzaghi comunista. Falce, martello, odora. Effettivamente, ci potrebbe stare la prossima volta. Allora, io direi di fare per gli ultimi minuti una rumble tra di noi come l'altra volta. C'è un conto in sospeso fra Moro e Corvo, innanzitutto. E poi inserirei. Quindi. No, un tipo un match, quello in mezzo alla strada dove si spaccano a sangue. Magari a tre, tipo, possiamo fare. Manca 4, in realtà manca 20 minuti, quindi c'è tempo. Tra chi è che c'ha delle faide aperte? Ah, tu e Corvo sicuri? Che sì, l'ultima volta ti ha battuto Corvo. Mi ha ucciso. Ti devi vendicare. È morto proprio. Come fa a vendicare? Non c'è più il mio personaggio. Non c'è. La facciamo tornare in vita, c'è la faida. La Queen, c'è tanto che torna in vita. Facciamo tra me e la Queen. Vuoi fare te la Queen? No, sempre io. No, lascia stare la Queen, poi basta la Queen. E mi è resuscitata. Ha partecipato 1000 volte, ovunque. Prendiamo qualche personaggio che non partecipa da un sacco. Due coppie, ci sono due coppie. Io farei i nostri personaggi, però. Ma non si li può fare. Mai, però non si, solo l'1v1 mi sa si può fare. Un backstage brawl. Non è prima zombie. Sì, mi sa si può fare solo. Tra i Gin e Carlo. Ma chi se ne frega tra i Gin e Carlo? Beh, ma non sono personaggi amati. Tra Yezar San e Yezar, un match tra chi è il Yezar supremo ci sta. Tra il bene e il male. Va bene, ci sta. Dai, tra il bene e il male più o meno, perché anche Yezar San ha avuto i suoi momenti. Però teoricamente è il bene. Dai, si corcano di mazzate i due Yezar, vediamo chi è il Yezar supremo. Tra l'altro ci sarà anche Mark San fra un po', Se riusciamo, sì. Stiamo pagando 300 euro di stanza solo per fare la cake. Per fare una foto ce ne andiamo. Esatto. O tra Matteo e il Papa che spara, anche quello. C'è il Papa che spara. Non c'è il Papa che spara. L'abbiamo messo il Papa che. No, c'era il Papa che spara. C'era il Papa che spara. Ah, forse nell'ultima. Nell'ultima rambola era esordito. Sì. Ci sta anche quello. C'è Moro con Vioster. Sì. C'è uno io col pezzo verde pure. C'è Luke. Luke e Fofao. No, perché c'è solo Fofao. No, Fofao è una creazione di Luke, non c'è una faida. Al massimo devono fare in coppia loro. Vogliamo fare scommettere anche qua? Tanto. Ma sì, ormai. Vai Vector, più easy. Falli godere. Intanto io tifo per gli Yezar San. Anch'io. Allora io faccio l'alternativo e basta. Cosa succede al mio schermo, ragazzi? Si sta sfanculando tutto. Io intanto anche se faccio l'alternativo e faccio Yezar. Faccio allora. Marco, il pezzo verde è una faida rabbiosa. Ma infatti bisogna fare un match dove uno dei due muore per sempre. Tra l'altro mi sa che parte subito qui, quindi occhio. Ma Yezar ha dalla sua la violenza tossica. Ragazzi, è vero che qua vai. Pronosticate tra Yezar San e Yezar. Allora, io a proposito di quello che ha scritto Ruggi, io farei entrare ufficialmente Jim Morrison nel termoverse, comunque. Perché poi dicevano che avrebbe anche senso perché ha girato tutte le federazioni lui, praticamente. Vedi, io farei entrare ufficialmente Jim Morrison in quanto Jim Morrison. Jim Morrison, cioè chi se ne frega, però ci sta, ci è entrato, si è infilato così. Sì, lui ha fatto il suo ingresso senza fare... Magari ha accoppato un altro dietro del termoverse, è entrato lui. Ci vorrebbe il prequel di cosa è successo nel backstage tra Jim Morrison e Bo. Chi è che mancava in quella rumble? Vai a capire. Avete poco tempo? Jim e John Morrison, effettivamente. Jim Morrison è il cantante. E Jim Morrison è il cantante. Sì. Credo nella forza del Giappone. No, ma anch'io tifo per gli Yezar San. C'è essenzialmente una parità, proprio. Parità spiaccicante? Quasi. Va bene. Vai, sei un 50-50, sei 489.000 contro 490.000. Bravo, Yezar che lo spazio. Corvo, guarda. Oh. Non sapete, ragazzi, Marco è permaloso, e poi dopo. No, non ho detto niente. Vita. In realtà in realtà ho detto, ne prendo uno a caso tra Corn e Corvo, perché sono, come sapete, Federico e Fabrizio sono la stessa persona. Come ha fatto? E ho detto Corvo. Ragazzi, avete visto? Ma perché è un mago il cattivo? Avete visto?
L'ha infilzata sotto il pipino. Psycho Wave, grazie mille. Psycho. cioè, tra l'altro lotta con l'infradito, Yezar Sun. Però nonostante non abbia le scarpe, ha i piedi più duri dell'altro perché ha i calli lui. Sì. Beh, sì. Oh, beh, sono zoccoli della Clementoni, tra l'altro. Che spine buster. Nel cemento muori con una roba del genere. Quindi. Oh, una bella sedia, sì, dai, iniziamo. Oh. Tra l'altro c'ha già il sangue lui. Ecco. Oio. Yezar c'ha già il sangue sulle nocche perché ce l'ha di default. È cattivo di base. Sì, Rosa, infatti, diglielo. Corre, corre via, si rotola nell'asfalto, si sbuccia tutto. È la cattiveria, Marco, quella, La sigliata? Sono gli zoccoli della Clementoni. È sguillato col sudore. Sono gli zoccoli della Clementoni, sono degli zoccoli cinesi. Giapponesi, come sono? Sono giapponesi, quelli di legno e infradito, quindi come si chiamano giapponesi i normali. Cosi, i dai, l'ho studiato anche della nel libro Marco. Nel libro del Giappone, come zoccoli si chiama? Della Clementoni. Senti che rumori fanno, peggio di pompieri simulator lì. No, non quelli olandesi. Attenzione, gli fa il chiropratico. Qua la violenza della cattiveria, qua però. Ci vorrebbe un bel vangone. Un bel vangelo, sì. Asta, l'ha preso le schiaffette sul petto. Attenzione. Gli ha schiacciato il naso proprio, praticamente c'era il naso così. Lui con la scarpa la così. Forse, gli sì, ha non spaccato mi tutto il setto nasale. Calcio tutte nel petto. Le ossa del setto nasale rotte, infilzate nel cervello, le schegge di osso. Attenzione, Yezar-san vuole dire la sua, però. Si è stufato. Si è stufato. Attacco pelvico. Onigiri! Oh. Ho citato One Piece anche oggi, così siamo tutti contenti. Onigiri a citare One Piece. Onigiri a citare, sì, incredibile. È la mossa di Zoro. Pensa una che delle mosse di Zoro. È proprio un bell'anime. Bello. Guarda, palle. Ecco, no, qui le palle sudate di Yezar-san. Attento, l'ha fatto scivolare via, avete visto? Oh, però, fortissimo Yezar-san. La pala. Nelle palle. Nella testa, il cranio sfondato. Ma lo so. Ma fa malissimo. Ma ragazzi, ma lo sta uccidendo. Oh mio Dio. Non voglio guardare. Oh mio Dio. Ragazzi, è terrificante. No, basta, ragazzi, basta, lo sta mutilando. Oh mio Dio. È un omicidio. Ma quello è quello cattivo. Ma scusa, quello era quello cattivo. L'ha ucciso. Censura, moro, taglia. No, no, esci. Non è possibile. È terrificante questa cosa. Ma quello è diventato cattivo lui adesso, niente. No, ragazzi, per la prossima Rumble togliamo entrambi i personaggi. Voglio la fusione di Yezar-san. Voglio. Oh, voglio Yezar-san per il dobbiamo prossimo. Creare un terzo personaggio, però. È Yezar-san. Togliamo Yezar-san. I due. Per forza, ragazzi. È stato un omicidio in diretta. Sono veramente paura, ho i brividi. Oh. Mamma mia. Ma siamo scherziandi. Madonna santa. Sto rileggendo la chat, era più in panico di... Hanno visto un vero omicidio. Sì, vabbè, amici, ne facciamo un altro. Vogliamo fare chi è che è entrato al posto, cioè John Morrison è entrato al posto di chi è che c'è Pasqui? Me ne basta uno che mancava nella scorsa Royal Rumbles. Se no possiamo fare davvero lui in ogni federazione in cui è stato cambia sempre nome, per esempio quando è debuttato in AEW si è fatto chiamare Johnny Elite, è sempre uguale, non lo ricordo Johnny. No, se no, Moro, puoi fare davvero tu contro la sottile secchezza morta. No, volevo fare questa cosa per dare lore a John Posternak. Allora fai John Morrison con... Ha cacciato... Aspetta che Pasqui deve fare le sue ricerche. Sì, intanto infilo il pisello... Da nessuna parte, possibilmente. Io infilo dove voglio, Marco, quindi... invece. No, sono arrivate le nuove missioni di Marvel Snap, devo chiudere la live. Dov'è la J, ragazzi? È poco sopra, vai, dopo la K. Qua, Eccolo. Eccolo qua, che schifo John Morrison, è una persona talmente generica. John Krasinski. Pop. Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Hennigan, Johnny Elite. Madonna, Johnny Nitro. Quindi, Johnny Nitro era quello di Unto e Bisunto. Quindi qui è sempre lui. Johnny Verso. No.
Il suo universo vuoi fare? No, il suo personaggio nel Thermoverse non sarà... Vabbè, no, è John Morrison deve essere, deve rimanere sì. John Morrison. Johnny Sins. Sì, Pasquore con l'editina. Piribi, piribi, Marco, piribi, ma ancora piribi. Giochi a Marvel Snap? Cos'è che ha scritto Doglia? Ma non è morto, vabbè. Tra l'altro oggi sono riuscito a tornare al 50, visto che... ho fatto un mazzo figo. Termovisione, Aulico, il lupo nudo, Antonio Scrofa. Nell'ultima. Sì, un po'. Fai Antonio Scrofa. 30, Antonio Scrofa, dai. O Antonio Scrofa o Termovisione? No, Antonio Scrofa, Termovisione. Ma perché non c'era Termovisione l'ultimo? Gravissima questa cosa. Beh, perché sennò sarebbero sempre gli stessi. Però quelli principali, tipo lui, il trenino. Ti sei perso... no, Casimiro Vivili voglio. Dai, se non Casimiro Vivili, Casimiro. Vai. The Man. Guardalo, guardalo. Bentornati in un nuovissimo video di Brazzo Crew. Guardalo lì. È veramente lui. Guardalo Casimiro Vivili, che adesso spacca tutto. Vediamo un po' cosa è successo. Questo qui è una registrazione del pre Royal Rumble del mese scorso, ragazzi. Vediamo un po' cosa è successo. Guardalo Wolverine, che uomo. Lui è proprio l'uomo. Però è partito subito, eh. Però scusate, adesso questo qui è un flashback, no? Ma se vince Casimiro... No, facciamo che ha vinto Casimiro, l'hanno arrestato e quindi doveva andare per forza Johnny Silver. Ha preso già una legna terrificante. Oh no, gli scatoloni, il peggior nemico dell'ONU. Non è vero, mi risulta che ci siano degli scatoloni a impedire intere operazioni dell'ONU. Però... Sta prendendo le gran saranghe però Gian Piero Mughini, eh. Non è... Ah, guarda quanti schiaffi nel culo. Si fiaffoffa. Guardalo Sins. Scatteni 43. Grazie, fiaffoffa. Questa non so se verrà caricata su YouTube comunque. Magari carichiamo solo le Rambo. Vediamo. Attenzione, vediamo. Doppio colpo del drago. Manz. Non c'entra niente, no, questa non cosa. Non c'era questo. Boh. Io cerco di educare la nostra community. No, ma infatti. E tu solo dei rincoglioniti del cazzo tiri su. Ti rendi conto o no? Non è vera questa Mamma cosa. Mamma mia. Non è vera questa cosa. Ma è troppo tardi. Bestia. Aia. Bestia. No, ragazzi, no, sta non la replica. Ma succedendo di nuovo. John Pisternock non si fa declippare. Tranquillo. L'altro Manz l'ha scritto Mughini, che è stato citato da Moro. Oh, ma perché lui è un manovale. Ma non voglio vedere, basta, basta. Oh, si è spaventato, si è spaventato da morire. Ma John Morrison è fortissimo. Però, cazzarola, ragazzi. Cazzarola. Schiva come Dark Souls. Wolverine, il naso è rotto però, eh. Ragazzi. Ma fa malissimo. Ma le IA sono troppo violente. E si è spaventato anche Johnny. C'è solo quella come arma finale. Non ce ne sono, siamo in mezzo a un casino. Gli fa sentire l'ascella, hai visto? Tra l'altro non so se lo sapete, ma uno dei nuovi fetish dei Gen Z non sono i piedi come noi anziani. Le ascelle sono già old. Ma sono le ascelle. Come sono già old? Ma sono già old. Dal 2000 e... C'era già nel 2012 la Shell. Ma non è vero, adesso stanno prendendo piede però. Anche no. Anche i piedi guarda c'erano 90, già, però. Le ascelle ci sono da sempre. Ma le ascelle certo che ci sono da sempre. No, ma sono proprio old come fetish. Non credo. Ti giuro, guarda, non credo proprio. Anche. Adesso tutti esperti sicuramente hanno sentito dire queste Lo cose. Lo sapevo qui. Anch'io. Non mi pare. Facevano già le battute nel 2012 sulla cosa delle ascelle. Oh porca miseria, oh miseriaccia, oppussa miseria, ulla peppa, oh no ragazzi bisogna togliere questa palla, così. Ma chi è che lascia questa palla incustodita palla. Ogni volta? Oh mio Dio. Vabbè, ragazzi! Però è giusto. Almeno è giusto. Ha vinto John Morrison, io non ce la faccio più però, io chiuderei, quasi ci segnalo, vi segnalo la live da sotto. Ragazzi, faccio vedere come bisogna fare un terzo match per... Vedere chi ha messo lì la palla. Vabbè, no, Moro, questa è una lore un po' troppo intrinseca. Bisogna capire chi ha messo lì quella palla, perché ma è l'arma più efficace. Se alla fine finiscono tutte così, però, non vale. Anche quella tra te e Corvo era finita così. Era con la palla tra me e Corvo. Eh sì, ti aveva dato delle saracche allucinanti. Non era con la palla, però. Io mi ricordo una cosa del genere. Ha ucciso l'agricoltore con una pala. Con la sua pala, perché chi di penna ferisce... Non c'è nessuna penna. Pemmeri... No, Rosa, non è vero. Il peggior nemico dell'ONU è il Gabimbo. Allora, secondo me la palla ce l'ha messa il porco.
Antonio Scrofa. Chi è che ha cagato sul cangurotto poi? Antonio Scrofa. Moro, metti Antonio Scrofa che ti spiego la lore. Praticamente, Casimiro Vivilli trattava sempre male gli animali. A un certo punto gli animali si sono messi insieme, si sono ribellati a Casimiro Vivilli, hanno sfondato tutto, hanno conquistato la fattoria e hanno portato la pala all'interno del... all'interno del, sì. della WWE. C'è stato, tra l'altro, l'ha scoperto Filippo mentre metteva la pala e ha dovuto reagire Antonio Scrofa. Tra l'altro la mia storia è per niente presa da George Orwell, ma non importa, esatto, l'ho scritto però. E Filippo, ovviamente, che è del Giant Slayer, ricordiamo, ha detto: come si permette fatto, questo? Però. Vado io che sono l'eroe. Sì. George Orwell, sì, intanto c'è un tweet di fan di wrestling molto generico che dice: vi prego, date un titolo a quella palla, the champ is here, una palla è per sempre, sta palla può essere più ma può essere ferro. Bene, ma vediamo un po' come sono andate effettivamente le cose qua. Chi è che ha messo qui, cioè Antonio Scrofa che ha cercato di mettergli quella palla ma è stato scoperto da Filippo ed è nata una botta. Effettivamente l'ho letto tutto incredibilmente bene, Corno. Come ho fatto, boh? Ecco che prendo uno ciaffone subito. Attenzione, Antonio spompa. Non si deve permettere, giustamente. Oh, pisello, spaccato il culo. L'ha proprio preso e buttato per terra. Non c'era estrema una mossa unzione, tecnica. Tra l'altro, l'ha fatto. Non sta ecco giocando di tecnica, no. Antonio Scroto. Sta giocando... Non è Scroto. Lo lancia, lo sta continuando a lanciare mosse, via. E lo sta avvicinando alla pala, lo sta avvicinando, Infatti, infatti abbiamo preso Filippo che è The Giant Slayer, quindi... Antonio Bolsek. Vediamo, lo sta avvicinando sempre sopra... di più alla pala, guardalo. No. Guarda che sopra c'è un parco giochi interessante comunque. Sì, ma loro... Si può andare. Loro si contengono, capisci? Se hanno messo gli oggetti è perché li puoi prendere. Cosa, dove va? Dove... Niente. Ma cos'era? Aspetta. Ha fatto... Attenzione. Ah, no. Ah, un piccolo... Ha cercato di nascondere la pala sotto lui, ma non ce l'ha fatta. Infatti Filippo è andato lì a cercarla, non ha visto niente. È tornato indietro. Non lo so, forse mi sono sbagliato. Ha fatto avanti indietro, pala su. Via. Step per il termo workout, ragazzi. Guardalo, Pipozzo. Ha fatto una German suplex. Filippo lo vedo un po' in difficoltà. Senti che splat, è il Giant Slayer lui, però non è possibile. Non ha mai vinto quasi niente. Come no? A parte quella volta lì, però... lui ha fatto solo figuracce di merda per il resto. No, ma vedrai che adesso si riprende piano piano. Filippo è uno dei personaggi più storici. Sono allontanati molto. Quello qui è una parte di hotel che non avevamo ancora visto, tra l'altro. Sai cosa? Più che altro deve finire per forza con un oggetto, perché a pugni ci vuole una vita se non farli... Ma dipende, Marco, dipende. Nella Thermo Rumble 5, l'ultima in cui hanno partecipato, Filippo fu eliminato da Antonio Scrofa, che a sua volta fu eliminato da Casimiro. Non è possibile! Ma non è possibile, è stato tutto perfetto senza calcolare nulla! Pensa che infatti Antonio ha messo la pala proprio per quel motivo lì. È incredibile. No, questa cosa è veramente assurda. È assurda, che loro. È come la Cremonese, Moro. Che cazzo è? La Cremonese non arrivava in finale di Coppa Italia nell'anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Argentina ha vinto il mondiale. Cosa the che Giant sta succedendo? Pippo ha vinto! Ha vinto the Giant Pizzis! C'è qualcosa che non va, però. Pippetta ha vinto! Ma perché lui la palla l'ha nascosta nel mentre, quindi... Sì, però te lo ma è veramente il Giant Slayer? Ma è andata proprio così, Glizzer, perché... Sì, è andata proprio così. È andata così. Amoro, allora... Poi cronologicamente tutta questa storia non ha senso, però no. È andata proprio così. È andata. Cioè, perché Antonio Scrofa avrebbe dovuto mettere la palla lì per far uccidere Casimiro Vivilli per vendetta, ma se la vendetta era successa dopo... E quindi un po' un casino, però è... Ciao Gibo. È confermabile, eh? Gibo è andato? Sì, eccolo. Doveva andare via, via. Doveva andare purtroppo. Amici, noi vi ringraziamo per essere stati qui, quindi...
Vi ringraziamo per essere stati qui, è sempre divertente fare queste live, infatti siete sempre belli attivi, belli gaserecci, come direbbe Mariola, e anche gasati, come direbbe... Chi è gasati? È perché ho detto gaserecci, perché sono sia gasati che caserecci, però non mi viene in mente uno che diceva gasati, per cui vi lasciamo da gatto e gli dite: gatto, gli scatoloni sono pericolosi? Ditegli così. Effettivamente gli scatoloni sono pericolosi, ragazzi. Il peggior nemico dell'ONU, ricordiamoci. Quindi. Domani sera lo facciamo. Domani sera abbiamo un botto di roba da fare. No, facciamo COD. Perché? Come COD? Voglio giocare a COD, c'ho voglia. Stiamo sparando per niente. Una volta a settimana fatemi sparare. Quello sì, ma... Voglio sparare una volta. Domani sera fatemi sparare domani una volta. Sera. Vediamo. Se vuole venire Vector, viene Vector. Vale, se no, richiedo a Gianluca. Gianluca, esatto. se non vuole Vector, allora... che così facciamo una volta a testa e ritorni tu. Allora ci vediamo domani mattina con Project Zomboid. Comunque, sì, domani mattina.